Allora, benissimo, direi che siamo in live, quindi bentornati su Parresia. Dunque, stasera parliamo di lingotti d'oro trafugati ed altri che fortunatamente sono stati trasferiti in vari modi in altri paesi dalle rispettive banche nazionali durante la Seconda Guerra Mondiale. In poche parole, si parlerà di come i vari istituti bancari di diversi stati, per evitare che la Germania dell'epoca, e non solo, in realtà, provasse a rubare le rispettive riserve auree, hanno in qualche modo salvato queste ultime. E ne parleremo con un gradito ritorno. Anche brevissimo, tra l'altro, vedi come ci siamo ritrovati velocemente e che ovviamente ringrazio moltissimo, cioè Alessandro Giorgi. Quindi buonasera Alessandro. Ciao, ciao Luca, grazie, buonasera a tutti. Effettivamente, come ha detto Luca, non ci aspettavamo di ritrovarci dopo così poco tempo, ma l'occasione appunto è venuta e quindi benvenga, insomma, fare di necessità virtù. Abbiamo colto l'occasione per questo tema che adesso introdurremo insieme a Luca. Assolutamente sì. Dunque, ciò di cui parleremo, insomma, potrete visionarlo ovviamente nei link in descrizione, che sono ovviamente frutto di una approfondita ricerca del nostro ospite. Allora, dato che a questo punto iniziamo, diciamo, a parlare di ciccia, io a questo punto ti lascio la parola e agevolo ovviamente le tue slide. Eccoci qua. Di cosa parleremo, Alessandro, esattamente? Allora, qui siamo la volta scorsa a Vietnam, questa volta un altro delle mie specialità Seconda Guerra Mondiale, ma dall'aspetto, dal punto di vista neanche economico, ma finanziario e specificamente del, qui lo definisco il gioco a rimpiattino, succede in tutte le guerre, ma in particolare per il respiro che ha avuto la Seconda Guerra Mondiale, la caccia Oh, ciao Marco! La caccia delle riserve auree da parte degli eserciti invasori o avanzanti e il tentativo invece delle autorità governative e delle autorità bancarie dei paesi invasi o sotto minaccia, semplicemente sotto minaccia di invasione, di metterli al sicuro il più presto possibile per cercare di preservare una parte importante della ricchezza della nazione. E vedrete, noi dovremmo fare per forza un excursus abbastanza rapido perché su ciascuno di questi paesi e di queste banche, oggetto degli appetiti dell'assalitore e del timore da parte del legittimo proprietario, perché il tempo è tiranno, ma le tematiche sono tante. Quello che ci tenevo a dire, ma poi Luca lo dirà, ognuno di questi aspetti meriterebbe di per sé una live a sé stante. Diciamo che io ho dedicato ad alcuni di questi episodi degli articoli monografici, la corsa all'oro, che è quello che faremo stasera, l'oro zarista e bolscevico, qui è la storia invece pregressa del destino del tesoro russo e dell'uso che ne hanno fatto i bolscevichi per finanziare la guerra civile e la guerra. Tutto sommato, lì sono state depredate le ricchezze interne della Russia per Ma ne finanziare parleremo in una prossima live, una esattamente come il prossima punto 3, cioè la fuga dell'oro dei live. Fuga Savoia. dell'oro dei Savoia, infatti, Altro la spin-off che altro dedicheremo. spin-off. La corsa per l'atomica sono altri metalli pesanti, cioè uranio, argento e tungsteno. Andiamo pure avanti, visto che siamo un po' di corsa. Ecco. Ho fatto quegli articoli monografici, ma nei punti essenziali, si possono trovare nella cronaca della Seconda Guerra Mondiale o nella sua versione in inglese che è uscita un paio d'anni dopo. Andiamo pure oltre. Ecco qui, l'immagine. Tenete conto di una cosa. Il gold standard con diverse gradazioni era il modo in cui veniva valutata la forza, il potere d'acquisto di una moneta, il fatto di in che percentuale una moneta potesse scambiare il suo valore in oro in qualsiasi momento. Ci sono state appunto, senza andare troppo nel dettaglio, diverse gradazioni, diversi momenti. Le riserve auree erano allora fondamentali per la circolazione monetaria. Più che dopo Bretton Woods, soprattutto dopo il 1971, sono diventate
una riserva strategica della nazione. Non tutti sanno che l'Italia è il terzo paese al mondo adesso come riserve auree, sono 2.451 tonnellate, al terzo posto dopo gli Stati Uniti e la Germania. Allora le cose erano un po' diverse. Ecco, questa cartina che sta proiettando Luca ci è utile soprattutto per il tema iniziale che tratteremo, cioè quello dell'oro polacco. Come vedete, nei confini dell'Europa del 39, la Polonia a sud, allora, confinava direttamente con la Romania. E questo fu, questo confine comune consentì diverse cose, la fuga di profughi polacchi che andarono a ingrossare il contingente in armi polacco, prima in Francia e poi ovunque furono impegnati, il governo dello Stato Maggiore che dopo la doppia invasione da est a ovest, dalla Germania e dall'Unione Sovietica, transitarono in Romania e furono internati, sia il governo che lo Stato Maggiore, e le riserve dell'oro della Banca Centrale di Polonia. Erano un'ottantina di tonnellate allora a disposizione della Polonia, che furono messe in salvo prima via autobus e autocarro fino al confine con la Romania, lì caricate, esatto, lì caricate in treno, portate a Costanza, che è il porto principale sul Mar Nero della Romania. E una cosa che non si sa è che il tragitto via mare da Costanza a Istanbul, dato che su quel carico, su quel convoglio, prima automobilistico e poi su treno, che conteneva l'oro della Polonia, avevano gli occhi sia i tedeschi, che hanno cercato, minacciando i rumeni in ogni modo, di non farli transitare sul loro territorio, ma di tenerli bloccati in Polonia, per cui i tedeschi ci sarebbero poi potuti arrivare, mentre la Gran Bretagna cercava in tutti i modi di far sì che quelle risorse preziose sfuggissero dalle grinfie dei tedeschi. E quello che non si sa, o non si sa molto, non è un segreto, come io dico sempre, basta scavare, il tragitto da Costanza a Istanbul via nave fu dovuto ad una petroliera britannica che era diretta, se non sbaglio, a Batumi, che già allora era il principale porto petrolifero del Mar Nero. Fu detto al comandante, dire: guarda, cambio di destinazione, ecco, qua c'è proprio tutte le peripezie dell'oro polacco. Furono imbarcate su questa petroliera che deviò dalla missione originaria, imbarcò l'oro a Costanza e lo portò a Istanbul, dove arrivò il 19 settembre del 1939. La partita dal punto di vista militare per la Polonia era finita da tempo. Tenete conto che oltre a quella quantità d'oro c'erano 4 tonnellate d'oro che un certo reparto militare polacco aveva avuto in dotazione per cercare alla disperata di comprare armi per proseguire in qualche modo una resistenza che ormai non aveva più scopo. I funzionari polacchi al seguito dell'oro convinsero quei militari: se guardate, non c'è più niente da fare, portiamoli in salvo, qua da voi purtroppo non serviranno più a nulla. Imbarcato tutto quanto a Istanbul, qui la linea viene tracciata direttamente, ma non è così, via treno passò attraverso la Siria per arrivare verso la fine di settembre in Libano, a Beirut. Di lì i francesi, con l'incrociatore Émile Bertin, che era il più veloce che avevano in Mediterraneo, portarono l'oro polacco e anche dei profughi. C'era una trentina di profughi polacchi che non c'entravano niente con questa storia, ma erano in fuga e arrivarono in salvo. Portarono a Tolone poi l'intenzione era di portarli a Parigi, ma successivamente, partendo non solo da Tolone ma anche da porti sull'Atlantico, fu mandato l'oro polacco, e non solo quello polacco, gran parte dell'oro francese, dell'oro belga, che vedremo dopo, a Dakar, nel Senegal, perché era una colonia francese sotto controllo della Francia, e anche successivamente Francia di Vichy, ma era sotto controllo dei francesi. E qui anche la Siria lo era. Cioè, sì, anche la Siria lo era, esattamente. Qui fa vedere una tratta rossa attraverso la Gran Bretagna, perché la Polonia, prevedendo il peggio, già da prima
del 1 settembre 1939, aveva trasferito parte delle sue ricchezze, e questo è importante da sapere, anche dei tesori artistici di valore inestimabile fuori dal paese e in Gran Bretagna. Quindi dall'Inghilterra furono spediti formalmente, la destinazione d'elezione era Halifax in Canada, perché il Canada era un paese prima di tutto sotto non sotto dominio, diciamo, faceva parte del Commonwealth inglese, come era anche molto, era una cosa molto più stretta e più sentita di adesso. E invece una parte di quello che fu stoccato in Senegal fu portato all'inizio della primavera del 44 da navi da guerra americane, sempre ad Halifax, per poi essere portato negli Stati Uniti. La cosa che si sa meno, ma è curiosa, che prima di tutto, appunto, i tedeschi, al contrario che con altre ricchezze, che poi vedremo, che erano finite in Africa, riuscirono, estorcendole al governo francese, a farsele spedire, non riuscirono a mettere le mani sull'oro della Polonia. Ma l'oro polacco, quella settantina di tonnellate circa che erano poi arrivate alla fine nel Nord America, non furono restituite subito a Varsavia nell'immediato dopoguerra, perché, molti di voi lo sapranno naturalmente, c'era il governo polacco in esilio a Londra, che per lunghi anni rimase l'unico governo polacco riconosciuto come legittimo dalle potenze occidentali, che non riconoscevano il governo polacco comunista installato, diciamo, al seguito dell'Armata Rossa. Se voi pensate che alla Polonia post-bellica fu imposto come ministro della difesa il maresciallo Rokossovski, il maresciallo dell'Unione Sovietica Rokossovski, avete idea di quale fosse il grado di indipendenza della Polonia? Però alla fin fine si prese atto della realtà, perché l'unica Polonia che esisteva era quella di Varsavia, e quindi nel 61, quindi parecchi anni dopo la fine della guerra, alla fine quell'oro fu restituito alla Polonia, al regime comunista, ma comunque alla Polonia. E quindi questo, che non fu il mal tolto, perché in effetti nessuno l'aveva rapinato, si riuscì a metterlo al sicuro, quantomeno in grandissima parte, e poi fu restituito insieme ai tesori d'arte che erano stati messi al sicuro prima, restituito alla Polonia, sia pure nel 61. Quindi l'interessante è vedere questa odissea, dove ognuno ci ha messo del suo, e c'erano di mezzo soprattutto quel capitano di lungo corso inglese, che non era un militare e non aveva nessun dovere con il suo equipaggio di fare questo favore, diciamo così, alla Polonia, ma lo fece assumendosi dei rischi, perché i tedeschi le tentarono tutte pur di interrompere quel viaggio, trattative locali sia a livello diplomatico che a livello personale fra i vari funzionari, prima in Romania, poi in Turchia, per avere il via libera. Non era così semplice, non era un camion, era parecchia roba. Però alla fine, attraverso l'Africa o attraverso la Gran Bretagna, poi tutto è tornato dove doveva tornare, diciamo, per i polacchi, almeno da questo punto di vista, che non era certo il più importante, però hanno potuto riavere quello che era di loro proprietà, insomma, come riserva della banca centrale. E parliamo invece dell'oro norvegese, invece, un altro bello odissea. Ah, qua veramente è ancora complicato, nel senso, è ancora più complicato, anche se le distanze sono inferiori. No, mica tanto inferiori, alla fine è la stessa cosa. Quando all'inizio di aprile del 1940 la Germania ha attaccato a sorpresa sia la Danimarca che la Norvegia, la Danimarca non ha potuto fare niente, non ha avuto il tempo tecnico per mettere al riparo nulla, quindi la cinquantina di tonnellate di lingotti d'oro della banca centrale danese furono incamerate dal Terzo Reich senza colpo ferire. Invece la Norvegia ebbe il tempo di reagire. Allora, il punto di partenza era la Banca di Norvegia a Oslo. Nei pochissimi giorni dopo l'attacco, veramente si contavano le ore, perché la progressione tedesca era inarrestabile, e la Norvegia da sola non aveva la possibilità di opporre più di tanto
resistenza. La strategia fu: portiamoli a nord, carichiamo questa cinquantina di tonnellate di oro, tanto era più o meno anche quello della Norvegia. Qui fu il ministro delle finanze Oscar Torp che fu l'artefice ed ebbe il merito di aver posto in salvo le riserve auree di valuta pregiata della banca centrale norvegese. La prima tappa fu a Lillehammer, nota stazione sciistica, ma in quel caso era la prima tappa, su 26 camion che erano stati requisiti, camion civili, requisiti in fretta e furia con i tedeschi alle porte. Quella località che vedete citata, Milskogen, è un posto dove le truppe tedesche che avevano, i paracadutisti, avevano a loro volta requisito degli autobus urbani di Oslo per lanciarsi all'inseguimento, perché che avessero chiaro o no cosa ci fosse su quel convoglio, sapevano che prima di tutto c'era la famiglia reale e il governo. E poi c'era qualcosa che sicuramente meritava di essere esaminato, perché era evidente che c'era qualcosa di molto scottante su quel convoglio. Bene, a Milskogen i tedeschi furono fermati dalla resistenza di una compagnia della Guardia Reale norvegese e dai volontari del locale club di tiro. C'era un tiro a segno locale, questi civili volontari hanno affiancato questa compagnia della Guardia Reale e sono riusciti a resistere abbastanza, a fermare i tedeschi per abbastanza tempo, per cui il convoglio riuscì ad arrivare ad Åndalsnes sulla costa. Qui c'è stata tutta una serie di attacchi aerei tedeschi che si rendevano conto che lì c'era qualcosa che doveva essere a tutti i costi fermato, su cui mettere le mani. E quindi una parte dei valori fu imbarcata nel porto di Åndalsnes e portata prima all'estremo nord, a Tromsø, che vedete il punto più a nord raggiunto da questa fuga dell'oro norvegese. Un'altra parte a Molde, che è un altro porto sulla costa, poco a nord di Åndalsnes, si può dire a spizzichi e bocconi, unità militari britanniche, unità navali britanniche, unità norvegesi, ed è rimarchevole, pescherecci o traghetti costieri norvegesi a portare sempre più a nord, a Gjemnes, qua sopra, per poter portare il tutto quanto, famiglia reale, governo e tesoro della nazione, a Tromsø, dove anche qui a più riprese le navi della Royal Navy, le navi britanniche, portarono il tutto, personalità e oro, in Inghilterra, o meglio, in Scozia, prima a Scapaflow e poi a Greenock, che sta in Scozia, ma dall'altra parte, lato Atlantico, alla Banca di Inghilterra, a Londra, e poi, nelle operazioni che vedremo dopo, nel Nord America. Voi dite, ma quest'oro, che cosa, perché era così importante questo per le altre nazioni? Bene, il governo in esilio norvegese, qualsiasi governo in esilio, poteva avere qualche chance di contare o di fare qualcosa per la causa e contare qualcosa nel dopo. Primo, se riusciva a finanziare in qualche modo lo sforzo bellico, per quanto limitato, che poteva esercitare, sia pure da una località remota. Comunque, per fare la guerra ci vogliono i soldi, e l'oro in quelle circostanze era la cosa più solida su cui si poteva contare. E poi, naturalmente, per quello che poteva avanzare a fine guerra, una base finanziaria per poter avviare la ricostruzione del paese. Erano queste le due finalità per cui, al di là del fatto di non lasciare il tesoro della nazione nelle mani del nemico, un governo aveva una specie di zoccolo duro d'oro su cui basare la propria sopravvivenza politica, militare, se vogliamo anche dire questo, e soprattutto la base per il dopoguerra. Quindi tutte queste tappe furono tappe dove molto faticosamente e a grave rischio, sotto costanti attacchi aerei tedeschi, però in un modo o nell'altro, di riffa o di raffa, i norvegesi, con l'aiuto britannico, riuscirono a portarle più lontano possibile dalla possibilità dei tedeschi di potersene appropriare, e poi da Tromsø o Harstad, che è un po' più
un po' più a sud, portarli in Scozia e poi sostanzialmente negli Stati Uniti. Più lontano si portavano e meglio era. E quindi anche in questo caso, devo dire la verità, la Norvegia riuscì a mettere in salvo le riserve della banca centrale norvegese, della Norges Bank. Invece, se non hai domande, ulteriore, no. Ulteriore caso invece è la trade di stati, che è il Benelux. Quindi iniziamo con il Lussemburgo. Questo esatto, che è più piccolo. Diciamo, più qui piccolo. Le cose sono andate un po' meno bene. Quando nel maggio del 40 è scattato l'attacco tedesco, la famiglia granducale è riuscita per un soffio a scappare dai tedeschi, la granduchessa Carlotta, il principe consorte Felix, il principe Felice di, era un Borbone Parma, la famiglia riuscì a sfuggire per un soffio ai tedeschi, la resistenza militare fu nulla, il battaglione lussemburghese, che è lo stesso che hanno oggi, un battaglione hanno, secondo me saggiamente il maggiore, il comandante di battaglione, radunò nella caserma e disse: ragazzi, qui non è inutile che ci facciamo massacrare, tutti a casa. Fu una decisione secondo me saggia, viste le premesse. Anche i lussemburghesi poi pagarono molto caro il fatto dell'annessione alla Germania come Moselle Land, come nuovo Länder, Moselle Land, e migliaia morirono sul fronte russo arruolati a forza, come gli alsaziani francesi del resto. L'oro lussemburghese era stato trasferito in Belgio dal Lussemburgo in vista del peggio, cioè si aspettavano anche loro di poter essere invasi da un momento all'altro, imbarcato a Ostenda e, come vedete, trasportato via nave in Francia. Prima della fuga finale rimase bloccata a Marsiglia, incamerata dai tedeschi, che lo rispedirono a Berlino. Quindi l'oro lussemburghese, quelle poche 4,3 tonnellate, finì in bocca ai tedeschi, che lo se ne appropriarono. Insomma. Belgio e Olanda siamo su valori decisamente più elevati. E infatti andiamo solo l'Olanda, che invece esatto. È un caso un po' più un po' diverso. Esatto. Sia l'Olanda che il Belgio avevano trasferito buona parte delle loro riserve auree lontano dall'offesa nemica, sostanzialmente in Inghilterra o già in America, però dovevano, per vincoli statutari, legislativi o bancari, mantenere una quota d'oro che doveva garantire, per quel discorso del gold standard che dicevamo prima, garantire la circolazione monetaria. Se la banca centrale non aveva almeno tot tonnellate d'oro, il valore della tua moneta non avrebbe potuto essere più garantito, difeso negli scambi internazionali. Quando il 13 maggio Guglielmina d'Olanda è fuggita in Inghilterra su un cacciatorpediniere inglese, si è voluto solo un paio di giorni perché il generale Winckelmann firmasse la resa dell'Olanda, le truppe olandesi sul continente. L'Olanda nelle Indie olandesi, nell'estremo oriente, ha continuato a fare il diavolo a quattro contro i giapponesi finché ha potuto. Questa è una cosa che ha riguardato tutti i paesi sotto occupazione, vi do soltanto un paio di cifre. Le spese imposte all'Olanda, perché i tedeschi dicevano, non solo loro, ma è stato proprio un caso eclatante nella Seconda Guerra Mondiale, come hanno fatto i tedeschi a finanziare la guerra? Caspita, le spese d'occupazione le imponevano al paese occupato. L'Olanda in particolare doveva pagare 50 milioni di Reichsmark al mese alla Germania, di cui 10 milioni di Reichsmark in oro, per pagare l'occupazione tedesca. Qua casca l'asino, perché chiede appunto un ascoltatore, i diamanti olandesi invece? No, sui diamanti non ho un'informazione particolare, so soltanto che 140 tonnellate che non riuscirono a portare fuori dal paese prima dell'occupazione tedesca finirono in bocca ai tedeschi, i quali salvarono la faccia, 140 tonnellate d'oro spedite a Berlino, e la Reichsbank tedesca, che riconosceva che quella non era una cosa che aspettava, versò all'Olanda il corrispettivo in carta moneta, che era come dargli della carta straccia, per cui in realtà l'oro non era la maggior parte, ma una parte comunque robusta che gli olandesi, o per mancanza di tempo o per insipienza, non erano riusciti a mandare fuori dal paese, furono
sequestrati dai tedeschi e mandati in Germania, a Berlino. C'è un episodio che vediamo nelle cartine che adesso probabilmente mostrerà. Qui è un po' il gioco. Il riassunto, sì, è il riassunto di quello che vi ho detto prima, ma c'è una parentesi avventurosa, perché la banca centrale olandese ha la sede ad Amsterdam. Una parte d'oro, poco più di 11 tonnellate, era invece stoccata a Rotterdam. E una nave olandese con a bordo, mi sembra, una ventina di marinai inglesi di supporto, visto che la destinazione era l'Inghilterra, ha cercato di salpare da Rotterdam. Vlaardingen è il quartiere portuale di Rotterdam, sul quel ramo del Reno che sbocca, che sfocia a Rotterdam. Mi stai un po' travisando il Manzoni? Ah. Stai un po' da milanese quale sei, parte il Manzoni. No, beh, ma no, per quello... No, se è stato e può essere, è stato inconscio, che è più grave, se vuoi, perché se è stato inconscio vuol dire che sono proprio impregnato di queste cose. Saltata su una mina, spezzata in due, c'è stata una quindicina di morti, una dozzina di morti fra i marinai olandesi e due fra gli inglesi che erano a supportarli, però entro il 42 i tedeschi sono riusciti a recuperare dal canale, dai due tronconi della nave affondata, la maggior parte di queste 11 tonnellate d'oro. Come vi dicevo, ben 140 tonnellate di riserve olandesi furono catturate e spedite in Germania dai tedeschi. La cartina che vi farà vedere... Ecco, fai vedere prima quella dopo, se puoi. Ecco, vedete, l'Aia, e sotto vedete Vlaardingen, non c'è scritto Rotterdam, ma in realtà Vlaardingen è il porto di Rotterdam. Da lì, quella nave che portava quelle 11 tonnellate avrebbe dovuto raggiungere la Gran Bretagna. Torna indietro. Se puoi, ecco, questo che vedete qua, Rotterdam, Vlaardingen è soltanto un quartiere, la zona portuale, questo è il canale, diciamo una delle derivazioni del Reno, che dà sfocia in mare aperto. E quindi questa nave... partendo, mentre stava guadagnando il mare aperto facendo questo canale, è incappata in una mina magnetica deposta dai tedeschi prima, che non si aspettavano probabilmente di fare una pesca miracolosa del genere, affondata nel canale, però appunto i tedeschi riuscirono a recuperare quasi tutte quelle 11 tonnellate che finirono anch'esse in bocca ai tedeschi. Vediamo, passiamo avanti. Andiamo alla Francia, Polonia. Oro di Francia, Polonia e Belgio. La Francia, la faccio proprio a grandi linee. Questa è la mappa francese, perché sotto quella, diciamo, l'indicazione rossa è Tolone, da dove partirono diverse navi con dei grossi carichi d'oro, sia della Banca di Francia che del Belgio e della Polonia, che da Beirut era stata portata a Tolone come riserva aurea scampata all'occupazione tedesca, ma la maggior parte delle partenze delle navi francesi, la Francia aveva una notevole riserva aurea, partirono dai porti dell'Atlantico, Saint-Nazaire, Lorient, Brest, praticamente tutti i porti più importanti, dove capitava, le navi imbarcavano e partivano nel maggio del 40 di fronte al disastro, alla progressione tedesca, e le portavano in salvo con due destinazioni principali. Una era Halifax, in Canada. Perché? Perché gli Stati Uniti erano formalmente neutrali, quindi consegnare da parte della nazione belligerante contro la Germania le proprie riserve agli Stati Uniti avrebbe compromesso politicamente, diplomaticamente, ha reso difficile la posizione degli americani. E quindi la soluzione fu naturalmente li portiamo a Halifax in Canada e poi, nel caso francese, via treno li portiamo a New York, perché ci interessa che stiano lì. Per la Gran Bretagna era diverso, perché il Canada era, fra virgolette, roba loro, per cui il fatto che stessero a Montreal o a Ottawa agli inglesi stava benissimo. I francesi
sì, anche per come si stavano mettendo le cose, si sentivano più sicuri a portarli negli Stati Uniti. L'altra grande destinazione fu naturalmente Dakar. Allora, Dakar si fa per dire, Dakar era il porto di approdo. Dakar e Casablanca erano dei porti di approdo perché alcune delle navi su cui alla disperata i francesi mandavano via tutto, non avevano semplicemente l'autonomia per fare la traversata transatlantica e quindi si fermavano lì comunque in un territorio sotto il loro controllo. Ma dall'altro lato perché appunto, avendo ancora le colonie dell'Africa occidentale sotto il proprio dominio, chiaramente finché c'era un governo francese, quale che fosse, preferivano avere le cose sotto il proprio diretto controllo. Allora, Dakar, siccome Dakar era un porto e quindi soggetto al rischio di un'azione bellica nemica di sorpresa che potesse o danneggiare o addirittura depredare l'oro, prima li si spostò a quella base, si spostarono i valori, quella base interna di TS, ma i francesi dissero, ragionando, dissero è ancora troppo vicina alla costa. Bisogna portarla più all'interno, in un fortino, una base militare, a Caies, nell'odierno Mali, allora non era ancora il Mali, e vedete, oggi da in automobile 11 ore e 50, ma potete avere un'idea di cosa significasse allora un tragitto del genere. Per cui i valori della banca di Francia, della banca del Belgio, della banca centrale polacca, che furono portati lì a Dakar, alla fine furono portati a Caies. Andiamo avanti. Nel frattempo, ti interrompo un attimo perché c'è una domanda, secondo me, anche interessantissima nella sua semplicità. Cioè, se è mai affondata qualche nave durante il trasporto, ma credo ne vedremo. Sì, esatto, ne vedremo. Quindi il Warrior Hardcore può stare tranquillo che, tra l'altro, uno dei temi che approfondiremo, sia pure appunto in pochi minuti, sarà proprio dell'affondamento di una delle navi con l'oro. Una l'abbiamo già vista, era andata a fondo praticamente a Rotterdam, altre ebbero un destino più difficile, vedremo che la caccia al tesoro è sempre aperta. Quindi Warrior, ti accontenteremo presto. Sì, 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 ti accontenteremo fra qualche minuto. Prego Alessandro. Allora, l'11 dicembre del 1940, le autorità bancarie e governative francesi, con le autorità d'occupazione tedesche, sempre relative al discorso economico-finanziario naturalmente, presero degli accordi per cui l'oro belga fu graziosamente concesso ai tedeschi formalmente in, fra virgolette, cauta custodia, come era com'è tuttora la terminologia. In realtà si sapeva perfettamente come sarebbe andata a finire. Voi dite, ma perché i francesi, che avevano avuto in fiducia dai belgi, loro avevano ricevuto in cauta custodia 200 tonnellate dell'oro belga. L'oro belga è rimasto in patria, che era una parte minore, meno della metà delle riserve della Banca Centrale Belga, ma insomma dovevano tenerlo, come abbiamo visto per quei vincoli di prima, lo diedero alla Francia, ritenendola più al sicuro, perché è molto più lontana dalla Germania rispetto a quanto era il Belgio. Allora, avete visto prima che l'Olanda dovette subire un'imposizione di una tassa per finanziare l'occupazione tedesca di 50 milioni di Reichsmark al mese. La Francia si vide imporre una spesa d'occupazione di 20 milioni di Reichsmark al giorno. Quindi i francesi dissero... Diciamola tutta, non è che niente l'hanno fatto perché ancora bruciava un pelino quella cosa che si chiama Trattato di Versailles, specialmente... tutte le indennità di guerra? Ma non c'è dubbio. È una domanda ovviamente retorica. Cioè... Sassolini tolti dalle scarpe da una parte e poi 20 anni dopo dall'altra e viceversa. E caspita, ma certamente, Luca, ma certamente. Il punto è dire, ma caspita, i poveri belgi che c'entravano in tutto questo, c'entravano nel fatto che dando in pasto ai tedeschi l'oro belga, i tedeschi si accordarono con i francesi per una riduzione delle spese d'occupazione,
per una temporanea sospensione delle pretese tedesche sull'oro francese, tanto gli diamo quello belga, accontentatevi per il momento, e una diminuzione delle pretese tedesche di manodopera francese da inviare in Germania. La cosa tragicamente buffa è che ai belgi, al governatore centrale della banca centrale belga, la cosa fu comunicata il 14 di dicembre, quando già l'accordo era stato preso e le manovre per far partire l'oro belga erano già iniziate. Il Belgio protestò, ma naturalmente non ne poteva nulla. Allora, un quarto dell'oro belga fu spedito in questa maniera. Da Caies, riportato sulla costa a Dakar, qui vi ho fatto vedere mi sono basato su Google Maps, quindi c'è il percorso terrestre, ma in realtà veniva spedito via nave a Casablanca, quindi un bel percorso via nave, da lì in treno a Ouidah, poi Orano, Algeri, ad Algeri imbarcato su via aerea Marsiglia-Berlino. Dopo un po' di tempo la situazione in mare era diventata veramente rischiosa, per cui i francesi dissero: no, un tragitto così lungo da Dakar a Casablanca espone le navi a un rischio di affondamento, per cui che cosa si inventarono? Il passaggio dall'interno, una cosa veramente epica, se si può dire, nella sua tragicità, nella sua comica tragicità a spese del Belgio. I tre quarti, quindi la stragrande maggioranza di quelle 200 tonnellate d'oro, da Caies, da quella fortezza all'interno, proprio nel Mali, via treno fino a Bamako. Da qui, la cosa interessante, sul Niger controcorrente fino a Burem. Il problema non era tanto che le chiatte con l'oro dovevano risalire il Niger controcorrente, è che il Niger era in secca e quindi hanno dovuto ingaggiare, pagando, non c'era mica la schiavitù, hanno dovuto ingaggiare 160 portatori locali che tirassero su a forza di braccia le chiatte per poter consentire di superare le secche, scusate il pisticcio di parole, ed arrivare risalendo il Niger fino a Burem. La parte più avventurosa, in realtà, era quella dopo. Da Burem a Colombe-Char, questo tragitto spaventoso in mezzo al deserto, è stato fatto via camion dalla compagnia Transaharien, che era stata incaricata di portare a termine questo trasporto. Le condizioni logistiche e manutentive erano incredibili. Potete immaginarvi, senza che ci si dilunghi in particolari, che al confronto la Parigi-Dakar sembra una passeggiata di salute. Da Colombe-Char c'era lì una stazione ferroviaria fino ad Algeri. Lì la procedura era sempre la stessa: imbarco via aerea Marsiglia-Berlino. Qual era il punto? Che su ogni aereo, ogni volo, ci stavano 2 tonnellate d'oro. Quindi è stato fino alla fine di maggio del 42 che è durata questa spola per portare tutto l'oro belga a Berlino. Come se ciò non bastasse, a Berlino la Preußische Staatsmünze, cioè la zecca di Stato prussiana, ha rifuso i lingotti d'oro belga per riemetterli con delle marcature tarocche, come se fossero di proprietà tedesca e con false datazioni 1937-1938. Quindi l'operazione proprio da falsari per poter nascondere e mascherare la rapina e poter dire poi un domani, tanto questa no, questa era roba nostra, potete verificare voi stessi. Possiamo andare avanti. Ecco, qui è un'altra foto di quella situazione. L'oro britannico. Prima di passare all'oro britannico, io non so se tu, Giorgio, scaggiante, magari hai iniziato dopo la live, ma questa domanda in realtà aveva già risposto Alessandro, ma ripetite Juvent. Quindi perché in Africa e non in Canada? Allora, una gran parte dell'oro francese fu spedito in Canada, però il fatto di poter esercitare anche da parte del governo di Vichy
un pieno controllo militare sulle colonie francesi africane faceva sì che quelli fossero considerati delle località altrettanto sicure e più vicine. Era un po' la necessità o il ragionamento del momento, la facilità del momento di andare da una parte piuttosto che dall'altra, anche perché, come ci siamo detti prima, gli Stati Uniti in quel momento erano neutrali. La Francia non avrebbe potuto inviare direttamente a New York le proprie navi cariche d'oro senza mettere in imbarazzo gli Stati Uniti nei confronti della Germania o in generale. Gli Stati Uniti formalmente dovevano rimanere neutrali. Tra l'altro aggiungo che questa domanda mi dà il destro di dire che quando ci fu la resa della Francia, e quindi tutto crollò, arrivò il regime di Vichy, alcune navi francesi che erano a Halifax non hanno sbarcato l'oro francese a Halifax, ma si sono dirette in Martinica, colonia francese nei Caraibi, e sono rimaste in un territorio, diciamo, fra virgolette, sotto controllo francese. Non si sono più mosse di lì, perché gli americani hanno fatto capire chiaramente e hanno detto: se vi azzardate a spostare l'oro da lì, ve la dovete vedere con noi. Quindi l'hanno tolto, visto come si stava orientando il governo di Vichy, l'hanno tolto da una potenziale, da un potenziale riutilizzo da parte della Germania o di alleati della Germania. Sappiamo poi che Vichy ebbe due momenti e due anime, però è chiaro che era un regime sotto tutela tedesca, per cui gli americani dissero: quell'oro resta la Martinica e non va da nessun'altra parte, così siamo sicuri che non va dalla parte sbagliata. E parlando proprio di Halifax, andiamo sull'operazione. Sì. Qui ho preso l'immagine della corazzata Revenge semplicemente perché è stata una delle più assidue delle navi inglesi di grossa taglia. Non c'erano soltanto le corazzate, ma diciamo la Revenge fu una di quelle più coinvolte in questo trasporto. Non è semplicissimo scindere le distinte operazioni, perché per una buona parte all'inizio della guerra le spedizioni d'oro britanniche in Nord America erano in conto pagamenti di forniture belliche. Era in vigore la legge cash and carry, non era ancora in vigore lend and lease, cioè affitti e prestiti, dove i pagamenti, se mai ci fossero stati, sarebbero stati post bellici. All'inizio potevi comprare quello che volevi dall'America, ma la dovevi pagare. Quindi da un lato ci fu quello, ma dall'altro l'operazione Fish, che è quella più importante per i valori coinvolti, cioè il trasferimento in Nord America della grandissima parte delle riserve auree di titoli e valuta nelle disponibilità della Banca d'Inghilterra. E se voi pensate che cos'era allora l'impero britannico, era agli sgoccioli, ma era ancora l'impero britannico, era veramente parecchia roba. L'operazione Fish fu condotta nel più impenetrabile segreto, perché non si voleva deprimere il morale della popolazione civile inglese, facendo chiaramente sapere che si metteva al sicuro il tesoro della Banca d'Inghilterra nel Nord America, perché si dava per possibile, non dico probabile, ma possibile, che i tedeschi sarebbero arrivati e non si sarebbe riusciti a fermarli. Erano già pronti i piani. Nel caso le cose fossero volte al peggio, il governo britannico aveva fatto i suoi piani per proseguire, spostandosi in Canada, la lotta da là. Però appunto la cosa, perché Fish? Perché nelle casse, soprattutto dei titoli, delle securities, non tanto dei lingotti d'oro, ma dei titoli e dei valori come le obbligazioni nella disponibilità della Banca d'Inghilterra, c'era scritto Fish come se fosse pesce. Qua vi faccio vedere i due. Nel Regno Unito vedete il pallino a nord è Greenock in Canada, il pallino a sud si vede è Plymouth. Ma anche quella quota francese che fu portata in Nord America aveva come destinazione Halifax. Il discorso della neutralità degli Stati Uniti spiegano perché Halifax, ma anche perché era il porto più vicino, era la destinazione più diretta per poter e non solo, era sotto il Commonwealth. Certo, per quanto riguarda la Gran Bretagna, Halifax era il posto dove le cose venivano sbarcate e poi portate sotto la sorveglianza delle giubbe rosse canadesi,
a Montreal o a Ottawa, dove vedremo. Però appunto anche la Francia, da dovunque partissero, quando andavano in Canada, la destinazione era Halifax. E se io ti chiedessi, perché poi non c'è solo Halifax, perché ci sono, c'è anche un'altra città, dove furono effettivamente stoccate queste riserve? La risposta allora, allora, il Sun Life Building di Montreal, una società assicurativa, fu sede dello stoccaggio, almeno momentaneo, di parte delle riserve spedite dalla Gran Bretagna. Cioè, in particolare, i titoli, cioè azioni, obbligazioni, buoni del tesoro, furono stoccati in un deposito al terzo piano sotterraneo del Sun Life Building, una costruzione gigantesca. Gli impiegati della Sun Life Building non ebbero mai il minimo sentore di che cosa ci fosse realmente nascosto al terzo piano sotterraneo. Durante un'alluvione i sorveglianti si accorsero per tempo che quegli ambienti rischiavano di venire allagati e quindi riuscirono poi a portarli su. Furono prese poi delle precauzioni per evitare che in una situazione del genere dei titoli potessero essere irrimediabilmente danneggiati da una alluvione. Poi furono, insieme all'oro che in gran parte era già stato portato direttamente a Ottawa, portate a Ottawa. Ovviamente la guardia di queste cose era in carico all'elite del Canada, cioè la Royal Mounted Police, quelle che noi chiamiamo le giubbe rosse canadesi. Può sembrare strano, non a noi che siamo tutti appassionati di storia, ma può sembrare strano oggi che nazioni come il Canada, l'Australia, il Sudafrica rispondessero immediatamente alla chiamata. Cioè Londra chiama, loro si sentivano molto più, che non oggi, assolutamente no, oggi, si sentivano molto più tenuti a rispondere all'appello della patria lontana. Un milione di australiani, un milione di canadesi, 140.000 neozelandesi servirono sotto comando inglese, 340.000 sudafricani. Per cui il fatto di questa comunità che era il Commonwealth britannico funzionava veramente alla grande ed era una garanzia assoluta per la Gran Bretagna di poter ragionare ad ampio raggio. Cioè, non è che ho perso Tobruk, allora che disastro, che guaio, siamo nei pasticci. È caduta Singapore, non sappiamo più a che santo votarci. C'era questo orizzonte mondiale che consentiva probabilmente di avere nervi più saldi e di ragionare in termini molto più freddi. In questo caso, appunto, Montreal e Ottawa furono sedi anche della parte di oro francese che riuscì a guadagnare a raggiungere il Nord America. D'altronde, voglio dire, c'è anche il Quebec, quindi sì, figuriamoci, se di mezzo anche un po' di... Esatto. Di francesismo, esatto. Sì, allora, tra l'altro, Montreal era ancora quando c'era la parte anglofona che era decisamente vincente, si stava anglicizzando anche Montreal. Adesso impensabile trovare una scritta per strada a Montreal che non sia in francese. Le cose sono virate parecchio negli ultimi decenni. Già. No, da pirati non sono mai stati a da pirati perché essendo convogli militari erano tutti imbarcati su navi da guerra, cioè corazzate, incrociatori e cacciatorpediniere. Quando erano non corazzate, incrociatori, erano incrociatori ausiliari, quindi comunque unità civili pesantemente armate. Pirati come quelli che conosciamo oggi, gli UT, i Somali, eccetera, con le regole di ingaggio di allora non sarebbero durati 5 minuti. Insomma. Guarda, Alessandro, mi dà il là anche per una domanda collegata a questa qua di Fabio, quindi ti ringrazio, Fabio. Invece, per quanto riguarda invece quando lo spostamento era su strada, perché ovviamente avveniva anche questa parte, e hai detto tu stesso che a volte venivano requisiti proprio camion interi civili. Come no? Cioè, c'era una protezione oppure era tutto, insomma... No, di solito era tutto sotto scorta militare. Gli episodi che, tra l'altro, abbiamo approfondito questa sera, sono tutti avvenuti sotto scorta militare e lo vedremo anche successivamente. Mi hai fatto venire in mente un'altra cosa, parlando adesso del Commonwealth.
In fase ancora di neutralità americana, gli incrociatori americani, il Vincennes e una del Louisville, imbarcarono a Simonstown in Sudafrica riserve britanniche da portare in custodia in sicurezza negli Stati Uniti, o in Senegal a Dakar imbarcarono col consenso dei francesi, non era, dice, ok, qui la cosa si fa scottante, o preferisco comunque che siano là. Quindi incrociatori americani in fase ancora non di guerra dichiarata aiutarono, perché questo bisogna dirlo, aiutarono le potenze occidentali a portare al sicuro le riserve d'oro. Questo torna anche nel discorso di prima, nella domanda che ci faceva l'amico prima, pirati, no, allora erano navi da guerra pronte a tutto, quindi non c'era pirata che tenesse, non allora, non in quelle circostanze. Sì, infatti diceva giustamente Fabio quello che poi intendevo io, cioè se intendeva su strada. Su strada pure, e lo vedremo dopo con l'oro jugoslavo che è finito in bocca. Lo vediamo proprio adesso. Lo vediamo proprio adesso, perché proprio... Guarda Fabio, sei stato un grande, perché proprio in battuta arriviamo a quello che chiedi. Oro jugoslavo, e qui ho messo fra parentesi così un po' umoristicamente albanese, perché c'era una sessantina di tonnellate d'oro della Banca Centrale Jugoslava che già dal 17 marzo, cioè prima dell'attacco tedesco e poi di fatto italo-tedesco, bulgaro del 4 aprile del 41, già dal 17 marzo, in previsione del peggio, erano state prelevate dalla Banca Centrale Jugoslava di Belgrado e portate in diverse sedi, non in un unico posto, in diverse sedi verso la costa. Qui vedete il monastero di Ostrog, a Niksic, a Trebinje, Ragusa. Ho lasciato apposta Ragusa, che gli jugoslavi, i serbi, i croati chiamano Dubrovnik, perché c'è una Dubrovnik molto più all'interno in Bosnia, e non volevo lasciare spazio a possibili equivoci. No, quella Dubrovnik, dove c'era parte, era la Ragusa sulla costa. Vabbè, parliamo di Ragusa di Croazia. Sì, esatto. Ragusa, e di Ragusa invece è Bosnia. Cattaro e Bar, che noi chiamiamo Antivari. C'erano 60 tonnellate d'oro, 2 tonnellate d'oro dell'Albania. Red Zog d'Albania aveva, dato che non aveva infrastrutture degne di tal nome, aveva dato in custodia alla Banca Centrale Jugoslava le 2 tonnellate d'oro della Banca d'Albania. Più naturalmente tutte le valute estere, tutti i titoli buoni del tesoro, il tesoro jugoslavo della banca Centrale di Belgrado, fu distribuito in queste località. Come sapete, quasi in concomitanza dell'attacco tedesco, l'attacco italiano si sviluppò da due parti. La seconda armata avanzava da nord all'Istria, attaccato la Dalmazia da nord, mentre la nona armata veniva da sud, dall'Albania, e risaliva dalla strada costiera. Gli italiani, che dal punto di vista delle informazioni locali erano messi piuttosto bene, sapevano di questa situazione, anche se non nel dettaglio, e hanno recuperato in queste località, hanno recuperato praticamente tutto, sono riusciti a mettere le mani su tutto il tesoro jugoslavo. Tenete conto che l'avvenimento forse più pesante come quantitativo, una colonna di 35 camion militari, in questo caso era proprio una cosa decisa a livello governativo per tempo, quindi 35 camion militari jugoslavi con carichi di lingotti d'oro, stava dirigendosi verso sud, qua lo vedete verso Antivari, è finito questo convoglio dritto in bocca alla divisione corazzata Centauro, che stava risalendo sulla stessa strada costiera da sud verso nord. Alt, che cosa abbiamo qui? Oh, che cosa abbiamo qui? Tutto in via nazionale a Roma, alla Banca d'Italia. Quindi gli italiani riuscirono, con i tedeschi che sbavavano perché puntavano loro a quell'oro, ma eravamo arrivati prima noi e siamo riusciti a prenderci tutto. Naturalmente, non dichiarando nulla ai tedeschi, noi mica abbiamo detto ai tedeschi abbiamo trovato il malloppo, ce lo siamo portati via noi, assolutamente no. I tedeschi sono riusciti soltanto, le SS per la precisione, al monastero di Ostrog, che teoricamente era nella zona d'occupazione italiana,
a mettere le mani sulle dotazioni della corona, cioè le dotazioni di il giovanissimo re Paolo, Karađorđević, però il tesoro della Banca Centrale Jugoslava finì all'Italia. Però, che, ecco, questa cosa mi ha fatto troppo ridere. Perché? Allora, l'oro jugoslavo fu in buona parte stoccato a Roma. I titoli furono negoziati all'estero, diciamo, liquidati subito per far cassa. L'oro fu in parte a Roma e in parte in altre località, tra cui la sede di Milano della Banca d'Italia in via Cordusio al 5, un paio di chilometri da dove sono io adesso, e fu scaricata in un pozzo all'interno del palazzo. Tant'è vero che dopo la guerra, quando si dovette rifare il conto di tutto quanto e restituire almeno in parte qualcosa agli jugoslavi, dovettero, comunque questi si sapeva che erano lì e dovevano essere ripescati questi lingotti, furono fatti arrivare due palombari da Genova per fare l'operazione di ripescaggio di questi lingotti d'oro che erano stati appositamente buttati in quel pozzo per renderli non facilmente rintracciabili dai tedeschi. Funzionari fedelissimi della Banca d'Italia a Roma e a Milano si resero garanti portandoli addirittura in casa propria certe cose. Quello che successe dopo la guerra fu, lo vedremo anche nel riassunto finale, la Banca d'Italia iscrisse a bilancio ufficialmente allora 8 tonnellate, 8, qualcosa tonnellate d'oro provenienti dalle riserve jugoslave. Lo scopo era: se mai i tedeschi dovessero chiederci qualcosa, noi diremo l'oro jugoslavo è questo, queste 8 tonnellate. Se avessimo voluto nascondervelo, perché avrebbero dovuto iscriverlo a bilancio? Quello che successe è che in realtà i tedeschi sapevano perfettamente come stavano le cose e non si bevvero la frottola. Andiamo avanti, vediamo se... Torno un attimo indietro che finisco il discorso. Ecco, quello che successe poi lo si vedrà alla fine, ma qua lo anticipo. L'Italia dopo la guerra ufficiosamente, perché non erano cose pubbliche, restituì tra le 20 e le 27 tonnellate d'oro alla Jugoslavia, ne restituì poi ufficialmente 8, che erano quelle 8 ufficialmente iscritte a bilancio, più altri quantitativi, però quello che si sa per certo è che mal contate una ventina di tonnellate d'oro rimasero per sempre in Italia. Si fa la battutaccia, con Tito si raggiunse un accordo per cui negli affari è buona regola che tutti ne escano più o meno contenti. Quello che successe con l'Albania fu questo: l'Albania era dopo la guerra sotto tutela inglese e naturalmente nella restituzione che vedremo dopo si disse quelle 2 tonnellate raccattatele dove volete, anche se non sono quelle, ma voi dovete all'Albania 2 tonnellate d'oro. La posizione ufficiale d'Italia fu: guardate che quelle 2 tonnellate era un lascito, una donazione della Banca d'Italia negli anni 20 come fondo di base per la Banca Centrale d'Albania perché costituisse una propria entità. Quindi in realtà quei 2 milioni di tonnellate sono una specie di prestito che se ne torna a casa. Ufficiosamente invece agli inglesi noi facciamo sapere: guarda, siamo disposti a un compromesso. Naturalmente non era certo la situazione in cui si potesse ottenere qualcosa, per cui le 2 tonnellate del Re Zog tornarono in Albania, sotto l'Albania di Enver Hoxha, ma questo non ha nessuna importanza. Andiamo sulla Grecia. La Grecia. Anche in Grecia la Banca Centrale di Atene aveva trasferito le residue riserve già prima dell'invasione finale tedesca da Atene a Creta. E il 14 maggio del 41 Creta era ovviamente sotto minaccia di invasione, come poi fu. Le 18 tonnellate d'oro e 2 milioni di sterline, tra titoli e valute pregiate, furono imbarcate sull'Orion, l'incrociatore Orion, con 2 cacciatorpediniere di scorta, lo Stuart e il Vendetta, se non ricordo male, da Creta portate in Egitto, da lì portate in Sudafrica e poi incamerate dalla Banca d'Inghilterra. La cosa, interessante ai giorni nostri è questa:
Quando ci fu la gravissima crisi finanziaria della Grecia, vi ricorderete, con la Troica che è andata lì a imporre, i greci hanno detto, le forze diciamo di sinistra, ma non ha importanza, hanno detto no, i tedeschi ci hanno rapinato a suo tempo dei valori della banca centrale greca, ce li devono restituire, altro che essere noi a fare i sacrifici. I tedeschi ebbero buon gioco nel dire due cose. Punto primo, all'inizio degli anni 60 abbiamo dato una valanga di soldi come danni di guerra e compensazioni di danni di guerra che eccedono larghissimamente le vostre pretese di adesso. Seconda cosa, il vostro oro se l'ha incamerato la Gran Bretagna, quindi se volete andate a chiedere a loro. A quel punto il movimento di estrema destra di Alba Dorata ha detto la perfida Albione ci deve ridare quello che era. Il ministro delle finanze greco in Parlamento, ci è voluto un bel po' perché non risultava niente a livello ufficiale, disse guardate, risulta, anche se sul sito ufficiale, sul sito web della banca di Grecia non risulta nulla, però lui ha detto risulta che in tre diverse soluzioni, con l'ultima spedizione nel 56, dopo la guerra, con comodo, con calma, la Gran Bretagna alla fin fine, in tre lotti, ci abbia restituito l'oro. Ci risulta che sia così, per cui c'è da credere che sia così, anche se in effetti non è che sia chiaro come il sole, però a quel punto le cose si sono un po' acquietate perché non potevi prendertela più con nessuno per il disastro della Grecia. Però anche qui, come vedete, il percorso è stato decisamente lungo e il ritorno all'ovile è stato anche questo decisamente lungo in termini di tempo più che in termini di distanza. D'altronde, Alessandro, per pagare e morire c'è sempre tempo. Infatti. Detto questo, passiamo ai paesi baltici invece. Allora, paesi baltici, dopo vedere, la mia non è una monomania, ma tutto sommato anche qui c'è un bel rapportino della CIA che ha aiutato a mettere insieme queste cose. In seguito al patto Ribbentrop-Molotov, nel giugno del 40, uno dopo l'altro, Lituania, Lettonia e Estonia sono state occupate e annesse all'URSS. E le rispettive riserve auree incamerate dall'Unione Sovietica. C'era una quota che era stoccata negli Stati Uniti, quella ovviamente è rimasta là, ma poco meno dell'80% del totale, cioè 26,6 tonnellate d'oro pari a 30 milioni di dollari di allora. Se volete fare un conto con oggi dovete moltiplicare per 17 all'incirca. È stato incamerato dall'Unione Sovietica. Vediamo dopo per curiosità, ecco, questo è proprio lo snapshot del rapporto della CIA del 17 ottobre del 55 che dava conto esattamente di questi movimenti e riconferma quello che ci dicevamo prima, l'oro polacco per fortuna, come vedete qua, è un qualcosa che è comune soprattutto con gli americani, ma a noi appassionati di storia non aiuta molto, perché loro sia le forniture militari, gli aiuti di ogni genere, li valutano non in quantità, ma in valore in milioni di dollari. Cioè, gli aiuti militari quanto sono stati? 100 carri armati o 1000 cannoni? No, un valore di 50 milioni di dollari. E noi che cosa ce ne facciamo di questa cosa? Come qua dice, allora, quante tonnellate d'oro? Beh, milioni di dollari rispetto a cosa? In ogni caso, in questo caso è molto, molto più semplice ed è questa la base su cui ho potuto trarre quel dato di prima con un certo dettaglio. Come vedete, la CIA da sempre non si limita al discorso strategico, politico, militare, diplomatico, ma ha sempre avuto molto a cuore anche valutazioni di carattere proprio economico-industriale, e questo ci dà la possibilità di avere informazioni che altrimenti sarebbero di difficilissima reperibilità. Vedete qui sotto dice l'oro polacco fu protetto venendo spedito fuori dal paese e una parte sostanziale, non tutta, detenuta negli Stati Uniti. Come vedete, in questo caso la Germania, pur avendo fatto il diavolo a quattro con i francesi, in parte l'oro era riuscito a fuggire in America, non riuscì a mettere le mani su nemmeno una tonnellata dell'oro polacco, a differenza per esempio dell'oro belga.
sappiamo. Alessandro, prima di passare al Pacifico, dato che è la prossima slide, e giustamente qua, che è un'altra domanda molto interessante, cioè c'erano dei costi di custodia da parte di altri paesi per il loro? Cioè un po' come se tu hai un conto corrente a una banca e ovviamente devi pagare i costi di custodia e di gestione. Guarda, non ho informazioni a questo riguardo. Tenuto conto della situazione, saranno sicuramente state delle decisioni prese a livello politico, anche perché in qualche caso erano cose concordate, in qualche caso erano delle soluzioni d'emergenza, quindi non erano soggette ad una trattativa. Posso presumere che lo siano state, però è anche vero, questo non risponde alla domanda, ma ti dà un altro elemento. Essendo quei valori, quando in mano a potenze occidentali, in particolare agli americani, riconosciuti come la legittima proprietà fosse del governo tale o del governo tal'altro, se questi maturavano degli interessi, cioè l'oro del Belgio che fosse stoccato in America, se maturava degli interessi o i valori, i titoli buoni del tesoro, l'ha depositati, se aumentavano di valori o maturavano degli interessi, venivano versati in conto al legittimo proprietario, cioè al governo tal dei tali. Se per la tenuta della in custodia di questi valori ci fosse un canone, ci fosse una percentuale, eccetera, posso presumere di sì, però non ho proprio informazioni che possano dire sì, lì imponevano l'1% o qualcosa del genere, questo non lo so. Passiamo al Pacifico, allora. Oro e argento delle Filippine. Febbraio 42. Il 3 febbraio del 42, a Corregidor, poco prima che arrivassero i giapponesi, c'era pure la banca centrale delle Filippine. Si parla di circa... Febbraio 3 marzo, scusami. Scusami, credo fosse il 3 febbraio quando li hanno imbarcati sul sommergibile Trout. Il 3 marzo è quando il sommergibile Trout è arrivato a Pearl Harbor. Okay. C'erano, si dice, 25 tonnellate. Per certo nel dettaglio erano 8 tonnellate d'oro, 12 tonnellate d'argento, da intendersi non tanto come lingotti d'argento, ma come pesos d'argento, quindi monete locali ma pregiate, e perché le banconote che c'erano, per problemi di spazio, non erano imbarcabili sul Trout e furono date alle fiamme pur di non farle cadere in mano giapponese. Posso aggiungere, tornando al discorso dell'oro jugoslavo, che avendo in alcune delle grotte in cui gli jugoslavi avevano occultato i valori della banca centrale, messo anche delle banconote, i contadini locali erano venuti a saperlo, prima che arrivassero gli italiani si erano ficcate in tasca quante più banconote potevano per se stessi, ognuno per sé, Dio per tutti. L'Italia rispose mettendo immediatamente fuori corso i dinari e quindi quei soldi non servivano più a niente. Qua nelle Filippine invece hanno risolto radicalmente il problema, dove non potendo imbarcare sul Trout li hanno bruciati e buonanotte al secchio. Ecco, qui è una foto del Trout che un mese esatto dopo a Pearl Harbor li sta trasbordando sull'incrociatore leggero Detroit, che l'avrebbe poi portato a San Francisco a un deposito del Ministero del Tesoro americano per una restituzione alle Filippine nel dopoguerra. Anche in questo caso, fuggito il presidente Quezon nel governo, prima per l'Arbor, poi in Australia e poi negli Stati Uniti, il tesoro della Banca Centrale Filippina ha potuto essere messo in salvo, quantomeno ad eccezione delle banconote, ha potuto essere messo in salvo da questa operazione. Imbarcato sul Trout e sbarcato per l'Harbor un mese dopo, dopodiché sul Detroit, rotta a San Francisco, dove è rimasto tranquillo fino alla fine della guerra. Quindi anche in questo caso. Qui andiamo ad un affondamento, qui è una bella storia, è conosciuta, però magari non tutti sanno tutti i dettagli. L'incrociatore Edinburgh, o come dicono gli inglesi, Edinburgh, era in quell'inizio di maggio del 42 in missione per il convoglio, per scorta al convoglio Cupi 11,
I PQ erano i convogli che venivano dal Canada o dalla Gran Bretagna a Murmansk e Arcangelo per sbarcare rifornimenti per l'Unione Sovietica. I QP erano quelli che ritornavano vuoti da Murmansk o da Arcangelo verso la Scozia o verso il Canada o verso gli Stati Uniti. L'Edinburgh però non era solo in missione, l'incrociatore Edinburgh non era solo in missione di scorta, aveva a bordo circa, se non ricordo male, dopo si vedrà, 485 lingotti d'oro sovietici, perché nell'aprile del 42, non essendoci ancora, stava per esserlo, di lì a poco, anzi era in concomitanza, ma erano pagamenti pregressi per le forniture precedenti che ancora i sovietici dovevano pagare. La legge affitti e prestiti gli aveva scaricato addosso una quantità abnorme di equipaggiamenti americani e anche inglesi e canadesi, gratis, praticamente gratis, ma questi invece erano pagamenti di forniture pregresse che dovevano essere onorate. E questi 485 lingotti d'oro sovietici, alcuni avevano ancora sull'Aquila zarista, erano stati imbarcati proprio sull'Edinburgh. Mi sono tolto lo sfizio di calcolare il valore ad oggi, quindi il valore di oggi di poco meno di 200 milioni di euro per 485 lingotti. Vi faccio presente che come standard, i lingotti delle banche centrali pesano poco più di 12 kg, 12,4 kg, etto più, etto meno, ciascuno. Uscito da Murmansk per scortare il QP-11, silurato dal sommergibile U-456, mi sembra tenente di vascello Hartenstein, ma però potrei sbagliarmi, U-456, è rientrato seriamente danneggiato, gravemente danneggiato a Murmansk. Ha cercato di nuovo di riuscire, ma è stato intercettato da 3 cacciatorpediniere tedeschi che l'hanno risilurato. Pur avendo asportato completamente la poppa in quel modo, con le artiglierie totalmente fuori controllo, nella più alta tradizione inglese, questi hanno continuato a sparare come dei dannati, affondando il cacciatorpediniere Hermann Schoemann, cioè uno dei 3 cacciatorpediniere tedeschi è andato a fondo per questa operazione. Però, non, malgrado i tentativi, non ha più potuto tenere il mare ed è andato a fondo con, mi sembra, 58 marinai, 2 ufficiali e 56 fra sottufficiali e comuni, diremmo noi, in Italia. Con questi 485 lingotti. Ma vogliamo vedere uno o due di questi lingotti? Oh, e vediamoli! Vogliamo vedere? Eccoci qua. Eccoci qua. Quando si cominciò a parlare del recupero, la Gran Bretagna indisse, non dico una gara perché non è proprio la parola giusta, però diverse società di recupero marino si fecero avanti per avere l'autorizzazione, l'appalto, e poi il bottino sarà vostro, insomma, tutto sommato. Qual era una complicazione? È che nel 1956 o 57 l'Edinburgh fu dichiarato sacrario militare perché aveva i cadaveri di 58 marinai inglesi a bordo. E quello che favorì la Jessop Marine di Keith Jessop, il signore che vedete qua, è che le altre società in gara, in corsa, avevano come metodo quello di aprire lo scafo con degli esplosivi. Trattandosi di un sacrario militare, non era un metodo accettabile. Mentre invece Jessop usava l'ossitaglio o altre cose, per cui fu favorito, dice ok, dato che tu non distruggi la nave, provaci tu. E questa lunga operazione fu poi conclusa quasi completamente in due battute. Nella prima 431 lingotti ripescati nell'81, altri 29 in una seconda puntata, diciamo così, dell'86, ma sempre da parte della Jessop Marine, lasciandone non ritrovati soltanto 5. E qui è Jessop che, vedete qua, sono 2 foto diverse perché quella a destra c'ha la cravatta e lì no, che mostra il primo dei lingotti ripescati. Come vedete sono lingotti marcati, erano in conto pagamento forniture e ai valori del 2024, come avete visto prima, sono all'incirca 200 milioni di euro, quindi anche nell'81 era,
era un bel prendere, ma poi fu più che altro il discorso anche mediatico, la pubblicità. Quindi in questo caso ci fu proprio una autorizzata caccia al tesoro e al recupero, essendo nel mare di Barents, non era uno scherzo, insomma, però diciamo che il tesoro è stato al 99% recuperato. Vabbè, parliamo del bel paese. Oh, Italia. E poi, ci sarà anche uno spin-off successivo, successivo però un'altra volta, per un'altra live. Al contrario di paesi come la Francia, la Gran Bretagna, Belgio e Olanda, che avevano riserve d'oro paragonabili a quelle che, come ordine di grandezza, a quelle che hanno oggi, anche se molti paesi come il Giappone o la stessa Gran Bretagna non annettono alle riserve auree l'importanza che avevano allora, mentre l'Italia, la Germania e gli Stati Uniti sì. L'Italia invece, anche per tutta una serie di circostanze, aveva delle risorse molto più scarse rispetto al peso geopolitico che aveva il paese allora. Sta di fatto, per farla breve, che nell'ottobre del 43 in via nazionale erano rimaste circa 120 tonnellate, salvo quelle jugoslave che erano state occultate da altre parti, quindi non erano reperibili o non risultavano. Dopo la resa dell'8 settembre, i tedeschi si sono presentati in via nazionale. Gli italiani hanno cercato di fare i furbi, i funzionari della Banca d'Italia hanno veramente cercato di darsi da fare, hanno tirato su un muro con un speciale cemento a presa rapida, con dei grossi ventilatori per accelerare l'asciugatura del cemento, per occultare 50 tonnellate delle riserve di Roma. Qui vedete Azzolini al centro. Azzolini era governatore della Banca d'Italia e lo era ancora nel 1943. Quindi quando succedevano questi fatti. E qui vedete a destra e a sinistra il direttore generale di quell'epoca, e invece a sinistra, con anche lui con il Fez, non so neanche se è definibile un Fez, comunque, Niccolò Introna, che invece gli succedette come direttore generale a partire dal 1945. I tedeschi erano in possesso delle mappe originali dei caveau della Banca d'Italia, quindi hanno detto no signori, buttate giù questo muro, e fateci il favore di tirar fuori tutto l'oro. Puoi tornare per cortesia sulla mappa prima stradale di Milano, eccetera, eccetera. Ecco qua. Quello che era avanzato, cioè le quasi 120 tonnellate d'oro, furono trasportate tra il 22 e il 28 settembre via treno da Roma a Milano, in quella sede che abbiamo visto prima, in via Cordusio al 5, a due passi dal Duomo. Successivamente ci furono tutte la posta in gioco, che cos'era? I tedeschi, che in realtà erano la potenza dominante della Repubblica Sociale, che non poteva in realtà fare nulla senza almeno il consenso tacito dei tedeschi, la Repubblica Sociale voleva impedire, anche per motivi d'immagine, che le riserve d'oro residue della Banca d'Italia fossero portate in Germania, che era quello che i tedeschi volevano fare. Prendiamo e ce li portiamo là. Abbiamo preso l'oro dei Belgi, abbiamo preso l'oro della Cecoslovacchia, degli austriaci, di tutto, dovunque abbiamo potuto, la Danimarca, quello che abbiamo potuto prendere l'abbiamo preso, perché dovremmo fare un'eccezione per voi. Alla fine il compromesso fu che l'oro da Milano fu portato a Fortezza, provincia di Bolzano, ma molto su, che era formalmente in territorio italiano, ma di fatto, come molti di voi sicuramente sanno, era di fatto sotto controllo tedesco, con un Gauleiter, eccetera. Da lì, dal forte di Fortezza, possiamo pure andare dove era già andato Luca prima, cioè con una bella vista dall'alto del forte di Fortezza, dove oggi tra l'altro ci deve essere dentro un museo relativo a queste cose. Nella valle dell'Isarco ci furono spedizioni a più riprese, sia in Germania, per dire allora ci spedite tot tonnellate, e questi dovevano spedire tot tonnellate, spedizioni in Svizzera, sia la banca di quella banca di intermediazione internazionale, che praticamente era la più colossale lavatrice di riciclaggio di denaro, che consentiva ai tedeschi di riciclare il mal tolto, diciamo così.
No, ma infatti, scusami, qua giustamente chiede Fabio, perché nessuno portava l'oro in Svizzera? In realtà sì, lo portavano, sì, perché erano i tedeschi stessi, certo, che lo utilizzavano, e come. I tedeschi lo portavano per, appunto, riciclarlo, lavarlo e, diciamo, occultarne l'origine truffaldina, insomma, o comunque di rapina. E, gli italiani lo mandarono d'ordine dei tedeschi, loro non l'avrebbero mai fatto, in parte a quella banca di Basilea che svolgeva il ruolo di lavatrice, in parte furono mandati a pagamento di una... non era proprio un debito, l'Italia aveva accantonato a garanzia di un debito tot tonnellate d'oro. Quel debito non era stato più onorato e quindi in teoria noi avremmo dovuto dare agli svizzeri la garanzia. Gli svizzeri, con loro meravigliata sorpresa, hanno visto arrivare il treno in cui si consegnava esattamente quanto sarebbe stato il nostro dovere comunque consegnare. Quindi quale non fu la sorpresa, quale non fu la meraviglia? Dice, guarda questi italiani, che sembra sempre invece era stato d'ordine dei tedeschi, non so per quale poi interesse o contromanova, probabilmente scambio di favori tedeschi-svizzeri. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è l'ingresso del bunker dell'oro nel forte di Fortezza. Ovviamente non tutto il forte era destinato alla custodia, ma questo è l'ingresso che ancora oggi è, diciamo, contraddistinto in questo modo, da questa barriera, dove c'erano questi valori. Tra una spedizione e l'altra... tra l'altro gli italiani non spedirono in Germania il valore esattamente richiesto, cioè spedivano sempre un po' di meno, anche se i tedeschi se ne accorgevano, però non ci furono delle proteste. Posso aggiungere che nelle forniture tedesche all'Italia, Hitler stesso nelle sue conversazioni registrate diceva, guardate che noi all'Italia diciamo che spediamo 100, ma spediamo sempre 90, se non di meno. Quindi era una prassi insomma, che non era esclusiva dei paesi latini o levantini, ecco, tanto per dirla tutta. E la nostra fortuna è stata quando nel maggio del 45 ormai erano tra una spedizione e l'altra, un ladrocinio e l'altro, ladrocinio statale, nessuno ci ha messo sulle mani da privato in questo caso, erano avanzate quasi 23 tonnellate di lingotti d'oro. Per nostra fortuna, gli americani della Quinta Armata sono arrivati prima che si potesse magari organizzare una spedizione finale e hanno trovato l'oro nel tunnel, in questo tunnel in caverna, nel forte di Fortezza, dove prima avete visto l'ingresso. E pochi giorni dopo, se vediamo la diapositiva successiva, la restituzione a Roma, cioè quello che era rimasto, 23 tonnellate, riportate in via nazionale, sotto vedete le Greyhound, le auto blindo americane, che in un tono abbastanza celebrativo restituiscono ai cavò della Banca d'Italia tutto quello che era rimasto a Fortezza. Non c'entra col discorso di oggi, ma una cerimonia simile con i trombettieri in costume d'epoca a Firenze, la restituzione di tesori d'arte dei musei fiorentini che gli americani rintracciarono nei nascondigli tedeschi come simili, anche se non era lì a quello di Fortezza, cominciava una specie di restituzione generale. Detto questo, allora, parlo con te Giorgio, dato che ci chiedi, è uno spin-off sull'oro tedesco del 45? Beh. Sei assolutamente sì. Allora, assolutamente sì. Qui c'è soltanto un volo ad alta quota, poi se vorrà fare qualcosa di specifico. 3 febbraio 1945, con i sempre maggiori bombardamenti su Berlino, la Reichsbank, la dirigenza della Reichsbank tedesca ha deciso di trasportare la maggior parte delle riserve d'oro e di valori, comunque monete preziose, titoli, buoni del tesoro, eccetera, nella miniera di potassio di Merkers in Turingia, nella Germania centrale, quindi la parte un po' più al sicuro, perché dice, arrivano da una parte, arrivano dall'altra, questa sta in centro della Germania, sarà l'ultimo posto dove arrivano, insomma, e più o meno c'era, più anche in altre località dove c'erano delle sedi distaccate della Reichsbank, cioè non quella centrale di Berlino, ma a destra e a sinistra, come avevamo fatto un po' noi con l'oro jugoslavo. Loro l'hanno fatto proprio anche per le loro riserve ufficiali, da Berlino a Merkers. Non solo, prova a vedere, ecco,
Nel prosieguo, all'inizio della primavera del 45, quando sia l'avanzata dell'Armata Rossa che ulteriori gravi danni alla Reichsbank hanno convinto a spostare quasi tutto quello che era rimasto rispetto al totale, poco, ma comunque erano parecchie tonnellate ancora d'oro, nelle caverne sopra il lago di Walchensee, nelle Alpi Bavaresi, che è proprio al confine con l'Austria. Siamo ancora in Germania, ma al confine con l'Austria. Lì fu, dunque, dove l'ultima quota del... qualcosa era rimasto a Berlino, ma diciamo l'ultima... sentite, lasciamo qui solo degli spiccioli, il resto lo portiamo al lago di, nelle caverne sopra il lago di Walchensee. Questo per darvi un'idea anche qui della dislocazione geografica dei residui. Arriva in Turingia il dodicesimo corpo d'armata americano e qui ritrovano, tra l'altro qui c'è un'imprecisione nella mia didascalia, i sacchi d'oro erano migliaia, ma 8.198 erano i lingotti, e lì c'era di tutto, migliaia di sacchi di lingotti d'oro, di monete d'oro, e ce n'era di tutto di più. Poi vedremo gli americani cosa ne faranno. Quindi c'era buona parte di ciò che era stoccato a Berlino era stato trasportato lì, quindi non soltanto le parte delle riserve a bilancio della Reichsbank, ma anche parte dell'oro, dei valori, dei tesori depredati a destra e a manca, insomma. Qui gli americani stanno facendo, ecco qua, un'altra visione di quello che hanno trovato in questa miniera di sali potassici di Merkers, gli americani del... ecco. Allora, Eisenhower, che sta esaminando, ha aperto una cassa per vedere, Bradley, che era il comandante, come molti sanno, del dodicesimo gruppo d'armate, i gruppi d'armate erano tra il 21esimo a nord di Montgomery, con l'armata britannica e la prima armata canadese, quello all'estremo sud di Vers era il sesto gruppo d'armate, che aveva un'armata francese, oltre alla Maria, e il dodicesimo gruppo d'armate, che aveva la terza armata di Patton, era comandato da Bradley. Il generale Eddy era il comandante del dodicesimo gruppo d'armate della terza armata, cioè quello che ha scoperto il deposito di Merkers. E qui sono insieme a valutare il generale Eisenhower, andiamo pure avanti, aveva valutato in circa 560 milioni di dollari il valore totale del contenuto tra lingotti, monete, argento, c'era di tutto. Al valore di oggi circa 9 miliardi e mezzo di dollari. Come ho detto, grosso modo, se moltiplicate per 17 il valore di dollari nel 45, arriviamo a quei valori. Questo fu non certo l'unico, ma il principale dei depositi dove i tedeschi avevano occultato tesori loro e tesori rapinati ad altri. Andiamo pure avanti. Sì, qua... allora, presumo incluso denti e montature d'oro prelevati nei campi di sterminio. Anche la Svizzera aveva il suo, diciamo, la sua parte, diciamo, di questi averi d'oro. Poi non so, Alessandro, se vuoi aggiungere a riguardo. Ma stavo cercando di vedere se avevo il dettaglio. Beh, il bello della diretta, d'altronde, giustamente. Diretta, vediamo Merkers. Qui c'hai un database proprio bello aggiornato. Vediamo Merkers. Perché quelle cose c'erano, ma ecco. 55 casse di lingotti, centinaia di sacchi con oggetti in oro, 1300 sacchi contenenti Reichsmark oro, sterline oro e franchi oro, 711 sacchi di monete da 20 dollari oro, centinaia di sacchi di monete d'oro e d'argento in valuta estera, 9 sacchi altre monete, 2,76 miliardi di Reichsmark in banconote, 40 sacchi lingotti d'argento, 20 lingotti d'argento sciolti, 63 casse silver plate. No, per quel che ne so, per diciamo l'inventario che è stato fatto, quell'infamia dei denti d'oro, montature d'oro, quello che fosse, non era lì, diciamo, non era stato rinvenuto a Merkers. Per quello che più in Svizzera, se non ricordo male. In parte sì, ma poi se quando queste cose venivano fuse, certo, vai più a risalire. Se ti ricordi quello che hanno fatto i soldati di Napoleone a Venezia,
si sono fregati il Bucintoro e anziché portarselo sulle rive della Senna come preda di guerra, hanno tolto le placche d'oro, le hanno fuse per trovare qualcosa di liquidabile che non aveva neanche lontanamente il valore che avrebbe avuto portandoselo via come preda di guerra. Vabbè. Ecco qui, raccolta inventario. Spero che poi facciamo arrabbiare Bognardi, qui. Sto scherzando. Cioè? No, è grande esperto di Napoleone. Sì. No, beh, diciamo che alla verità storica bisogna essere molto ben precisi. No, ma infatti era solo per dire, e lo stesso vale per l'oro zarista e bolscevico, per far cassa riduci a lingotti o cose così, cose che nel formato originale avevano un valore inestimabile, ma è anche vero che così non sarebbero state commerciabili e quindi non liquidabili. Quindi vabbè, è sempre un discorso di se sei con l'acqua alla gola o no, che cosa fai? Certo, giustamente. Qui, diciamo, nella primavera del 45, tra aprile e giugno, gli americani hanno recuperato quasi tutto, 98,6, delle riserve auree iscritte ufficialmente a bilancio dalla Reichsbank, più le riserve di valuta e monete preziose. Queste, insieme però ai valori depredati ai paesi occupati, saranno tutti concentrati nella sede ex, sede della Reichsbank di Francoforte, per inventario e restituzione ai legittimi proprietari. Naturalmente molto era stato speso, molto era stato sperperato, molto era andato perduto, quindi non è che mancava all'appello 100, hanno ritrovato 100, suddividiamo 100, no, hanno fatto come nelle procedure fallimentari. Abbiamo recuperato 70 su 100, ecco qua, si ha un'idea del perché certe cose erano successe prima della guerra, cioè in Austria e in Cecoslovacchia, quindi certe cose erano cifre sicure, poi Olanda, Lussemburgo e Belgio. Qua c'è questo piccolo perché c'erano ben altri paesi coinvolti, come abbiamo visto, però soltanto di questo si è visto che la Germania ha iniziato la guerra con riserve per 120 milioni di dollari di allora, e ne ha incamerate 600, quindi con la guerra, agendo naturalmente in un'ottica di rapina, ha potuto mettere da parte molto di più. La Germania stessa, come l'Italia, con dimensioni diverse, aveva delle riserve auree totalmente scollate da quello che era il suo peso effettivo politico-militare, in parte perché quelle riserve le aveva spese per armarsi prima della guerra, in parte perché effettivamente l'eredità del trattato di Versailles, eccetera, l'aveva lasciata da quel punto di vista dissanguata. Una Spagna che era rimasta fuori dalla prima guerra mondiale, vendendo beni e armi a tutti quanti, aveva delle riserve auree alla vigilia della guerra civile, che erano incomparabili rispetto a quelle dell'Italia e della Germania di allora, se pensate cosa poteva pesare geopoliticamente la Spagna, ma vabbè. Il fatto è che la Germania in questo modo ha potuto finanziare la guerra, come vedete, imponeva le spese ai paesi occupati, incamerava tutto quello che poteva incamerare, riusciva a far tornare i conti. Vi faccio solo un esempio. Delle 200 tonnellate d'oro belga che sono tornate a Berlino e poi fuse e taroccate per farle sembrare di produzione loro, proprio una parte di quell'oro servì per pagare 53 milioni di dollari di forniture di petrolio dalla Romania. Quindi era proprio strettamente connesso. Andiamo avanti. Ecco qua. La restituzione, quello che si diceva prima. Fu costituito un cosiddetto pool tripartito, americani, inglesi e francesi, aveva sede a Bruxelles, era incaricato di redistribuire pro quota, amici, abbiamo recuperato solo il 70% del totale, quindi tu, Belgio, che reclami 100, possiamo darti solo 70, e così via, no? Però in quest'ambito con la massima possibile correttezza e anche qui senza entrare in discorsi polemici eccetera, si può ben immaginare se invece degli americani a mettere le mani su quelle cose ci fosse stato qualcun altro, quindi questo va tenuto in conto nel tirare una somma di insomma che cosa poteva andare dritto, cosa poteva andare storto. 47 a Merkers, giustamente qui viene citato, furono ritrovate 64 delle tonnellate italiane delle famose prese da Roma, Milano, Fortezza e poi Germania o Svizzera.
Questa quota, 66%, cioè 47 tonnellate, furono restituite all'Italia, ognuno ebbe pro quota. A nostra volta noi fummo obbligati a versarne 8,393 alla Jugoslavia e 14 alla Francia, perché anche in Francia c'erano state delle nostre appropriazioni guerra durante. Fu una cosa molto lunga, una cosa che può sembrare strana, fu che per quanto riguarda l'Italia noi ricevemmo gli ultimi 764 chili d'oro dal pool tripartita nel 98, che fu l'ultimo anno di attività del pool dell'oro. Fu redatto in quell'anno, il 98, fu redatta la relazione finale del pool tripartita, chiuso, tutti a casa, sciolto il pool perché non serviva più, però pro quota, quel tra il 66 e il 70% di quello che aveva, ognuno riebbe pro quota quello che gli era stato rubato. Posso aggiungere una cosa, che ogni tanto, si sa, intorno all'oro ci sono tutte ci sono gli appetiti e le fantasie, è per questo che siamo qua questa sera, più sfrenate. Però il fatto di dire, ah, qui il mistero, qua c'è qualcuno che si è intascato, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, di quelle 119 tonnellate della Banca d'Italia finite a Fortezza, detraendo quanto ufficialmente consegnato agli svizzeri, eccetera, quanto spostato in Germania tonnellata per tonnellata, e quelle 23 tonnellate che sono rimaste lì e gli americani hanno riportato a Roma, i conti tornano al chilogrammo. Quindi non c'è niente che manca all'appello, non c'è nessun mistero, non c'è niente di segreto. Ah, ma Licio Gelli... Allora, per quello che riguarda i valori della Banca d'Italia, i conti tornano, si sa perfettamente la fine che hanno fatto, nel bene e nel male, quindi da quel punto di vista lì siamo a posto. Lo spin-off a cui si riferiva Luca è appunto il tesoro dei Savoia, della Casa Reale, che ebbe delle peripezie veramente notevoli, e non c'è niente di male nell'anticipare, quando mai lo faremo, che è una delle poche storie per fortuna è finita bene per l'Italia. Finì bene. Perché? Perché poi di mezzo c'erano poi tutte le varie monete. La collezione reale. E lui era inestimabile, unica al mondo. Unica numismatico al mondo. Di un certo livello. Allora, ultime due cose. Partiamo da Pietro, che sarebbe interessante capire come si è riusciti a ricostruire queste storie e tragitti con la ricerca. Semplicemente con la ricerca storica, scavando. Ci vogliono a volte anche anni, però insomma... passione divorante, però insisto... E anche credo una certa dose di pazzia, però arriviamo d'altronde. Il mio editore mi ha soprannominato lo scopritore di aghi nei pagliai, però effettivamente la passione divorante, come dice Luca, ha un confine molto sottile con la pazzia, questo è vero. E poi, come dico... non essendoci in realtà dei segreti, uno deve solo scavare, fra virgolette, scavare. Se scavi, trovi. Devi avere una pazienza di Giobbe, devi essere pronto a affrontare 99 delusioni su 100, 99 cul-de-sac su 100. No, pista fredda, niente da fare, niente da fare. Passano sei mesi, ti viene la fulminazione dicendo non avevo pensato a quell'approccio. Una volta su 10 ti va bene, dici ecco, ci avessi pensato prima e ci arrivi. Però non è sempre così. Una delle cose che mi piace citare a volte sono le mezze sconfitte, per dire lì, alla radice non sono riuscito ad arrivare. Sono arrivato molto, ma non alla radice. Non sempre si può fare tutto. Però... C'è spazio per gli appassionati per fare un bel lavoro. Esatto, se posso dare anche un consiglio, e lo dico perché anche io da storico che ha fatto ricerca un tempo, ma specialmente anche come persona che, tra le altre cose, pensava alla pazzia, no? Ho fatto anche la scuola archivistica per 2 anni, quindi sono anche quello è una tu mica male, Avere una formazione di quel tipo, sapere quei meccanismi, qualche scorciatoia la trovi, se no rischi di metterci il decuplo del tempo.
Più che altro è una cosa che insegnano molto spesso all'università quando si parla di metodologia della ricerca storica, cioè attenzione perché bisogna sempre considerare anche la storia dell'istituzione che si va a studiare. E questo cosa significa? Che quando si va all'interno di un archivio, l'archivio non è solo il quantitativo di documenti o ad esempio il posto dove sono custoditi, no? Ma è anche tutta la storia di quei documenti, di creato quei documenti. E quindi di conseguenza da lì si scoprono anche determinate cose, anche come li ha ordinati quei documenti. E a volte si scoprono magari determinate documentazione, ormai sto dicendo documenti a rotta di collo, ma determinata documentazione dove magari nemmeno ti aspetteresti. Certo. Tra l'altro, facendo quel tipo di ricerca che dicevi tu, Luca, una delle cose che in parte stimolano, in parte fanno cadere le braccia, ma sono parte di questo lavoro, si trovano le contraddizioni. Caspita, certo. Uno senza nessun interesse nascosto, eccetera, quello dice X, quell'altro dice Y, o semplicemente quantitative, quello dice 100, quell'altro dice 120. Ho trovato addirittura uno che nello stesso documento alla riga X diceva 100, a quello successivo 120. Nessuna malanima, però a quel punto dici, allora, dove faccio il cross-checking? Perché cross-checking a ripetizione non è mai abbastanza, controlli incrociati a ripetizione. Spesso trovi la verità facile, l'uovo di Colombo, cioè, caspita, e dici, mi sono guadagnato la pagnotta, ho stabilito che cos'era la verità senza chissà che stregonerie, ma semplicemente da scacchista che guardando da fuori, mettendo insieme le cose, ok. A volte o trovi, se ancora in età, se ancora vivo, è capitato a volte, l'estensore o uno dei testimoni oculari di allora, che allora ti spiega il perché sono venute fuori quelle cose, allora chiarisci, se no effettivamente a volte e cosa fai? Citi una cosa e l'altra, dice, non si è riusciti ad arrivare a determinare se la cosa è stata X o Y, eccetera, e non c'è niente di male, se è il meglio che puoi fare, non si può pensare di far centro tutte le volte, però vale la pena provarci, vale la pena di provarci perché quella volta che vai in goal ti ripaghi di tutti i cul-de-sac in cui ti sei inchiodato, ma veramente. No, infatti io, cioè, solo per scrivere il mio libro, che voglio dire, non è una cosa magari enorme, però insomma, scrivere un'intera monografia sull'inquisizione di una determinata città, io ci ho messo una cosa come 9 anni. Compreso la pubblicazione stessa, cioè dalla partenza fino alla pubblicazione. Quindi cioè, è stato un enorme lavoro, ovviamente non è che bisogna prendere dei macro temi così, no? Ma a volte anche la stessa micro storia, come si suol dire, insomma ha bisogno di tempo per scavare il più possibile, fare incroci e riuscire appunto a tirar fuori qualcosa. Detto questo, caro Fabio, tranquillo, non disdire con la tipa che verrà a cena da te, però recupera la live, mi raccomando. Allora, detto questo, io ti ringrazio molto Alessandro, ringrazio voi che siete stati qua ad ascoltarci, ma specialmente ascoltare l'ospite. Ci rivedremo sicuramente, magari non così presto, perché ovviamente insomma ognuno ha degli impegni, immagino specialmente tu. E quindi, però, qualcosina, magari partendo proprio dallo spin-off sull'oro di Savoia, non sarà, ecco, una cosa sgradita, anzi, tutto l'opposto. Detto questo, noi ci rivediamo a questo punto a una prossima live, che non sarà la prossima settimana, ma quella successiva, e tornerà a questo punto un altro credito ospite, cioè Giovanni Cecini, e inizieremo una serie che, insomma, vedrete tra poco. Detto questo, vi ringrazio ancora, grazie Alessandro Giorgi, ci rivediamo. Grazie a tutti prossima. Voi. Alla prossima. Vediamo alla prossima live a questo punto, ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti, ciao ancora Alessandro.